battuta è mai scontata. Alla fine la vittoria è andata al quartiere di Porta Sant'Andrea, che si porta a casa la Lancia d'Oro dedicata agli 800 anni dalle stimmate di San Francesco. Un anno particolare, prima Vasari, poi San Francesco. Sicuramente, entrambi, diciamo, Vasari più simbolo della retinità, San Francesco simbolo della santità nel mondo. È un portatore di pace, un personaggio che ha lasciato il nostro santo protettore nazionale, e le stimmate sono un fatto assolutamente importante nella sua vita e per quello che significano per tutti. Dedicare una lancia alle stimmate significa riproporre la figura di San Francesco quale modello non solo di vita semplice vissuta all'insegna della povertà, ma come modello da imitare soprattutto per i giovani, modello di vita fraterna, di comunione, di amicizia e di pace soprattutto. E credo che la giostra e la città, scegliendo San Francesco, abbiano fatto una scelta davvero di grande modernità. Una giostra piena di colpi di scena, e non sono mancati prima dell'ingresso in piazza anche alcuni momenti di tensione durante il corteo storico. La prima carriera di Porta Sant'Andrea è stata anche disturbata e un figurante di Porta Crucifera è stato allontanato. Le prime carriere si sono chiuse con Porta del Foro e Porta Santo Spirito fuori dai giochi, mentre si è andati allo spareggio tra Porta Sant'Andrea e Porta Crucifera con 9 punti a testa. Colpo di scena per la prima carriera di spareggio per Porta Crucifera, carriera lenta e il punteggio da 3 diventa 1. È stato facile a quel punto per Porta Sant'Andrea, con un comodo 3, portare a casa la vittoria. Siamo veramente felici, ma veramente, perché i motivi c'erano, Tommaso, le tre, avallo nuovo, si è indovinato tutto. Ma è chiaro che quando un quartiere come Santo Spirito ti sbaglia il primo tiro, insomma, qualche spiraglio si apre. Noi abbiamo fatto la giostra per la quale abbiamo lavorato tutto l'anno. Purtroppo Saverio per poco non ha fatto 5, se no la chiudavamo in 2 tiri. Sono contento che il quartiere mi abbia dato fiducia e mi abbia fatto tirare il tiro che poi per fortuna è stato decisivo. Grazie.